ridare autonomia a questa forza, quindi ci capiamo, insomma. Però ecco, la grande maggioranza erano le donne vittime di violenza, il 70%, però c'erano anche gli altri interlocutori, come dicevo, altri interlocutori, anche operatori e operatrici nella prima fase soprattutto, perché l'informazione non basta, la formazione non è sufficiente al di là della buona volontà, no? Perché c'è un, ma anche questo è già stato detto, quindi non mi soffermo. Questo però mi fa dire quanto questi dati fossero interessanti, volendo, no? Perché ci davano uno specchio del paese e purtroppo confermano anche altri elementi, confermano che appunto il tema è la violenza agita sulle donne, alla violenza agita essenzialmente in famiglia, nelle relazioni affettive familiari, e una violenza che può essere fisica. Guardate, noi abbiamo risposto anche a 177 casi di emergenza, che non è niente rispetto a quello che succede nel paese, per dire che il telefono ha gestito anche situazioni in cui forse è riuscito a evitare qualche omicidio, qualche femminicidio, in questo caso erano tutte donne naturalmente, però non era questo il suo vero scopo, anche se è servito anche a questo, ma era più che altro invece il denunciare la violenza cronica, quella che da anni va avanti e che non trova parola, è stato questo più lo scopo. E non a caso, forse, proprio per questo, spesso la violenza era fisica, erano varie forme che si mescolavano, erano un bel cocktail purtroppo spesso, però diciamo che la violenza fisica alla fine era leggermente minore di quella psicologica. Anche questo potrebbe essere interessante, perché la violenza psicologica è cresciuta nel corso del tempo. Allora, questo sarebbero dati tutti da leggere e da interpretare a lungo, no? E vuol dire anche che probabilmente quello che ritenevi normale, il fatto che questo dicesse che eri scema, che non capivi niente, che eri una madre del cavolo, eccetera, eccetera, che ti sembrava, beh, sì, poveretto, un po' nervoso, forse da un certo punto in poi lo riconosci come una violenza inaccettabile e quindi la denunci, no? Questo crescere della violenza psicologica io credo che potrebbe essere letto anche come una presa di coscienza e di parola, quindi, sull'argomento. E gli autori purtroppo confermano, però questo ci dice ancora che questo era uno specchio importante, no? Confermano che nel 60% dei casi l'autore è il partner, che o anche l'ex partner poi diventa, o altri familiari, ben il 12,2% sull'andamento dei 7 anni, ovviamente non tutti i trimestri erano uguali, no? E sono altri familiari. In questo ci sarebbe da leggere anche una violenza in famiglia che incomincia anche verso gli anziani, oltre che verso le donne giovani e le anziane, e anche qui forse ci sarebbe da riflettere abbondantemente. Devo chiudere? No. Perché non ho guardato bene. E quindi questo non significa che non ci siano anche amici, vicini, colleghi, eccetera, però gli sconosciuti invece sono veramente pochi. Quindi si riconferma il tema della violenza come parte della relazionalità, dell'affettività e in particolare della relazione di coppia. Ecco, sul tipo di violenza ho già detto qualche cosa prima. In questi grafici avete visto sia le proporzioni, sia anche un po' l'andamento nel corso del tempo. Ci sono stati dei cambiamenti, e vi accennavo prima al fatto che la violenza psicologica a un certo punto emerge di più. I dati sarebbero da leggere, qui però andrebbe fatta una digressione lunga e noiosa, nel momento in cui c'è la legge dello stalking, vengono scorporati i dati dello stalking. E sono circa 3.000 donne e 300 erotti uomini che telefonano per stalking. Ho detto una cosa non a caso, hanno telefonato anche gli uomini. Su questo c'è stata un lungo dibattito anche tra noi, che essendo un servizio avevamo pochissimo potere di decisione, e il Dipartimento, quando nelle fasi in cui col Dipartimento si discuteva anche di queste cose, se questo era un telefono antiviolenza donna, come era all'inizio, o era un telefono antiviolenza generale. Ecco, qui chi mi ha preceduto ha più volte accennato all'importanza dell'ottica di genere, del parlare della violenza di genere, del particolare del parlare della violenza degli uomini maschile sulle donne. È evidente che nel momento in cui si apre il problema, la violenza può essere di tutti, può essere sui bambini, può essere anche sugli uomini, può essere sugli omosessuali, sui transgender, eccetera, eccetera, eccetera,
Si dice una cosa anche vera, non sto negando, ma si rischia di diluire immediatamente quello che è un dato statistico. Io sto facendo un discorso freddo in questo momento, non sto facendo un discorso emotivo. Oggi accade che nel 99% dei casi l'andamento della violenza va in una certa direzione, che il femminicidio non ha il corrispondente in termini donne che uccidono gli uomini, eccetera, eccetera. Allora, quando vogliamo invece dire ma questo telefono deve essere per tutti, io credo che gioca la famosa perversa parità. Sappiamo che il principio di parità e di eguaglianza, peraltro il principio di eguaglianza sacrosanto anche nella nostra Costituzione, può avere un effetto perverso, che è quello di dire che siamo tutti uguali tra diseguali. E qui è solo per accennare al fatto che oggi, su questo arrivo a concludere tra non molto, ma non credo che dobbiamo nasconderci un tema del maschile, ma non possiamo fare finta che affrontiamo la questione sul piano della famosa parità, dell'eguaglianza tra i due sessi. Questo è molto importante. Ora, questo telefono quindi è stato un telefono che sullo stalking ha incominciato a dare risposte anche agli uomini su una pressione molto forte, e secondo me alcune questioni meriterebbero una riflessione e meriterebbero una dialettica tra organismi del governo centrale e associazionismo e centri antiviolenza. Non possono essere questioni, io credo, risolte alla luce di principi perversi di parità. Per quanto riguarda la questione dei centri antiviolenza, vi ho già accennato all'inizio che sostanzialmente l'interlocutore privilegiato verso il quale andavano le donne erano i centri antiviolenza, il che non significa, vi dicevo, che nella mappatura sulla quale noi lavoravamo, che riguardava circa 3.000 voci città per città, era stato fatto un lavoro veramente enorme da questo punto di vista, non riguardasse anche altri servizi. Quindi non c'era un presupposto ideologico delle operatrici, era che in genere il filtro essenziale diventava quello per l'aiuto sul territorio. Allora, per cercare di arrivare alle conclusioni, vorrei dire un paio di cose sulle criticità e sulle positività di questa esperienza. Io credo che innanzitutto, ecco, il fatto che il lavoro che è stato fatto per anni sia rimasto un lavoro abbastanza isolato, che non ha avuto un ritorno, sia un limite, non solo sul piano dei dati. È chiaro, mi sta a cuore perché le nove facevano questo enorme lavoro ogni 3 mesi di 70 pagine nei cassetti, a me piangeva il cuore sinceramente, però questo è di parte. Ma io vorrei non fare un discorso di parte, vorrei dire che tutto il lavoro, secondo me, di un servizio pubblico dovrebbe essere in uno scambio totale con i territori e costante. Per esempio l'esperienza delle città pilota sarebbe stata molto interessante con i seminari, con gli incontri, però alla fine sono state esperienze molto limitate, sempre prive di risorse. Quindi in qualche misura io credo che invece lo scambio tra il lavoro delle istituzioni e il lavoro della società civile, dei centri, ma non solo in questo caso, o anche semplicemente il lavoro che viene fatto a livello delle reti territoriali, sarebbe fondamentale per avere un ritorno e capire come anche riorganizzare meglio le cose. Io credo che anche la comunicazione in generale sul piano dell'informazione andrebbe mantenuta più costante, perché vi raccontavo di quei picchi incredibili che avevamo nel momento in cui c'era informazione e comunicazione, no? Quindi un livello di informazione costante, con delle trovate anche per non annoiare, perché se la comunicazione è sempre uguale poi cade nel nulla, sarebbe fondamentale. Ecco, in sostanza io credo, e poi il tema di arrivare su questo a una formazione continua di operatori e operatrici anche delle strutture pubbliche. Quello che noi constatiamo ancora purtroppo era, anche tramite il servizio telefonico, che al di là di alcuni casi eccezionali di forze di polizia o di carabinieri capaci di accogliere e di stringere veramente in una relazione anche a livello territoriale, magari col centro, inviarla al centro, inviarla al pronto soccorso era necessario, troppo spesso abbiamo avuto telefonate di donne che ci raccontavano che andavano dalle forze di polizia per denunciare, e soprattutto nei piccoli centri, e dicevano: ma tu non vorrai rovinare tuo marito, queste cose che conosciamo bene. E questo è ancora realtà, quindi il tema della formazione e della sensibilizzazione diventa molto importante. Aggiungerei anche il fatto che
queste iniziative non possono essere estranee a un piano antiviolenza che deve essere messo in atto, perché esiste sulla carta, ma se non erro è sulla carta, e che deve avere anche delle, si citava l'idea di un osservatorio, appunto, pensate se tutti questi dati fossero confluiti in un osservatorio e ritornassero ai soggetti attori di questi interventi, e dentro dei finanziamenti adeguati. Questa questione dei finanziamenti io mi rendo conto che è qualcosa di incredibile, insomma, si citano i numeri di posti letto, si cita la scarsità dei centri rispetto alle medie, non alle medie, a quanto viene prescritto anche a livello europeo e mondiale peraltro. Quindi queste sono delle criticità. Che cosa si può dire di positivo? Ecco, io credo che nonostante tutto in questa esperienza ci sia stato un rafforzamento delle reti anche attraverso dei protocolli, delle esperienze troppo limitate ma che sono state comunque significative in questi territori pilota dove si è riusciti a lavorare, a dare un po' di forza anche alle singole realtà. E c'è stata soprattutto nell'insieme una legittimazione istituzionale del discorso contro la violenza. Questo non è stata una piccola cosa. C'è stato anche un contributo, quindi, in qualche misura, io credo, a quei processi di riscatto e di autonomia delle donne, di empowerment, come si dice con una parola forse abusata, però diciamo di ripresa del possesso di sé e della propria autonomia, che è molto importante. Cioè dare credibilità al fatto che uscire dalla violenza non vuol dire solo uscire dall'essere vittima, ma vuol dire anche ricrearsi dei percorsi di autonomia e di vita, che vanno dal lavoro, alla casa, appunto, alla riappropriazione dei figli o comunque della propria esistenza. E c'è stato nell'insieme quindi un disvelamento che però al tempo stesso, a mio parere, ha anche confermato una questione ancora troppo poco affrontata in Italia. La violenza contro le donne non è una questione delle donne, è una questione degli uomini. Quindi il fatto che gli uomini ancora se ne facciano così poco carico, io credo che oggi sia un grave problema, non perché noi dobbiamo farci carico di loro, noi donne intendo, ma perché loro devono incominciare ad assumere una responsabilità che è quella forse di leggere anche la violenza come l'indicatore di una incapacità di ammettere la propria parzialità, l'essere un segmento della realtà e non l'essere la totalità, come ancora si è abituati ad essere considerati. Quindi io penso che anche in questa esperienza si sono rivelati degli elementi che possono aiutare, dimostrando purtroppo che la violenza non è un'eccezionalità ma una quasi normalità, e quindi richiamando i soggetti da un punto di vista istituzionale e della società civile a farsene carico fino in fondo.